Credo che questo, per il numero di aziende coinvolte, sia il progetto più importante di quelli finanziati dallo CMV. Noi arriviamo a 52 aziende coinvolte, ma permettetemi anche un po' forse l'occasione per fare il punto su questa strategia e su questa possibilità che la comunità europea ci dà. Sapete che c'è una discussione indubbiamente molto forte in Europa sulla prosecuzione dello CMV anche in futuro. Io credo che insomma bisogna anche cominciare a dirsi che ci sono tante criticità e tanti distinguo, ma bisogna cominciare a dirsi a riconoscere quando le cose vanno bene e hanno dato dei risultati. In questo caso io credo, mi sono davvero portato un po' di dati, credo che lo CMV sia una di queste realtà, perché guardate, nel 2009 avevamo investito 910.000 euro e siamo arrivati nel 2016 a 3.600.000 euro. E il numero di aziende nel 2009 erano 28 coinvolte e siamo a 116 complessivamente nel 2016. E quindi c'è stato un aumento molto importante, una contribuzione che ha mobilitato un volume di investimenti, perché se sono 20 milioni e 700 mila quelli pubblici, li raddoppiate per due ovviamente, arriviamo a 42 milioni di investimenti sull'OCM in questi anni. Quindi credo che da questo punto di vista, anche dal punto di vista dei risultati, siano dei dati che dobbiamo assolutamente assumere, anche in termini positivi ogni tanto, proprio per difendere queste scelte che sono state fatte e che probabilmente ci permettono di dire che possiamo e dobbiamo continuare a puntare sull'export.